linea del parcheggio ha ritirato chiaramente il tagliando magnetico, potrà ritirare qui all'accoglienza un buono per pagare alla cassa, quindi è compreso il parcheggio. In questo momento siamo online in streaming e abbiamo il collegamento con la Cosa di Milano che va in onda in tutta Italia, quindi fatevi vedere con la bocca piena. Allora Massimo, non so dove è finito Massimo. Claudio, mi c'è Massimo? Che problema c'è? Allora, intanto spieghiamo come si svolgerà questa presentazione. Ci saranno prima i candidati consiglieri che non sono candidati al sindaco e si presenteranno. Faranno un minuto di presentazione ciascuno, dopodiché partiremo con la prima batteria di candidati a sindaco, ci saranno tre batterie da 5 persone, una da 4 probabilmente l'ultima, in cui i candidati a sindaco faranno 2 minuti di presentazione libera, dopodiché dovranno rispondere a 3 domande in ordine, sottoposta una domanda e risponderanno in sequenza, poi la seconda domanda e poi la terza. Alla fine, finite le tre batterie, faranno un ultimo appello di un minuto a, diciamo, orientarsi su di loro. Tutto chiaro? Ci sono domande per quanto riguarda il format della serata? No. Ok. Yeah. Domande chi le fa? Mettetevi qua davanti. Volevo solo sapere chi fa le domande e chi le sceglie. Le domande sono state selezionate, in parte raccolte online e in parte anche dal vivo, e sono state selezionate, quindi già ce ne abbiamo una parte. Poi adesso questa sera raccoglieremo, tra di voi passerà un addetto stampa che raccoglierà altre domande, verranno selezionate perché alla fine faremo un question time appunto con le domande raccolte. Puoi chiedere un po' di silenzio in sala che aiuta? Possiamo fare, ci chiedono di fare un po' di silenzio perché la diretta streaming se no è disturbata e non si sente. Allora, prego di avvicinarsi tutti i candidati consiglieri. Ok? Sì, vieni. C'era un ragazzo bravissimo, l'ha spiegato poco adesso. Dove ci mettiamo? Lì. Marcello! Continua a stare in silenzio. Quando parlo di Massimo, ma allora facciamo un po' di silenzio, cominciamo subito con la presentazione dei candidati. L'ordine di presentazione è quello fornito dai municipi, quindi
procederemo né in ordine alfabetico né a estrazione, ma così come ce l'abbiamo nella lista. Iniziamo, così stanno arrivando, perché purtroppo spieghiamo a chi ci sta seguendo che oggi c'è stata l'elezione del sindaco di Roma. Il Papa. un'altra gara del Papa. E qui, più o meno, sì. E quindi c'è il traffico congestionato, quindi è molto difficile raggiungere questo posto che è a due passi da San Piero. Ok, vi avvicinate? Mi vedete più vicini? Alla... È molto carino se chi parla si mette lì così sta facendo la televisione e poi okay. Comunque guarda che siete già in diretta, è già bello. Mi raccomando, chiedi sempre il silenzio ogni volta. Chiediamo di fare un po' di silenzio e cominciamo. Allora, cominciamo con i primi cinque, che sono Alessandro Capanni, Alessandro Gisonda, Alessandro Tomaino, Andrea Pece. E Andrea Severino. Alessandro Capanni, 22 anni, quinto municipio, studio giurisprudenza alla Sapienza, frequento il terzo anno, e sono iscritto al Movimento 5 Stelle di Roma da maggio del 2011, e quindi mi sono attivato subito dopo, un mese dopo, ho fatto subito i banchetti per il referendum, e da lì fino ad ora ho frequentato praticamente quasi tutti i tavoli, il gruppo logistico, ho fatto parte del gruppo comunicazione, del gruppo Studia 5 Stelle, del laboratorio Cultura e Valori, e ho cercato anche di attivarmi molto, soprattutto nel territorio, quindi ho collaborato con il coordinamento per la tutela del parco di Avulzano, e poi in seguito comunque sempre banchetti, incontri e riunioni. E questa è la mia presentazione. Spero di essere un buon portavoce, ma comunque l'importante non è chi sale di noi, l'importante è comunque che le nostre idee, le idee dei cittadini, anche di chi è fuori, arrivino là in alto finalmente. Ciao, grazie a tutti. Grazie Alessandro. Buonasera, Alessandro Tomaino, ho 46 anni, sono in movimento da circa un anno. E attualmente mi occupo di logistica e faccio parte del tavolo connettività. Il nostro obiettivo è
trovare la maniera di coinvolgere più cittadini possibili con dei software che stiamo studiando per aiutare i nostri portavoce che saranno in Parlamento, al Senato e al Comune e al Municipio. Il nostro obiettivo è coinvolgere più gente possibile, perché dovrei darci una mano, perché se ci lasciate soli lì avremo, cioè senza il vostro sostegno non sapremo come andare avanti. Tutto qua. Alessandro Gisolda. Sì, buonasera a tutti, io sono Alessandro Gisolda dell'11° municipio, sono entrato da un anno e mezzo, comunque seguo Grillo praticamente dagli esordi, mi ricordo le trasmissioni alla RAI di 20 anni fa. E nel movimento mi sono occupato di urbanistica, di cultura, di ambiente, insomma ho partecipato a tutti i tavoli che sono stati aperti, il che è la forza secondo me del movimento, perché questa apertura e questa diffusione anche sul territorio, la possibilità di partecipare per i cittadini che vogliono insegnarsi, deve essere secondo me la, diciamo, la linea guida, il punto focale per anche l'amministrazione successiva che, se saremo diciamo premiati, ci toccherà condurre. Quindi in particolare sull'urbanistica secondo me l'aspetto più grave è la progettazione del territorio demandata completamente all'iniziativa dei costruttori, che sta completamente rovinando quello che resta del lavoro romano senza dare nulla che sia veramente rispondente alle esigenze dei cittadini. Quindi il mio impegno è, per la mia formazione, sarebbe diciamo in particolare su questo. Grazie a tutti. Grazie Alessandro, abbiamo la parola ad Andrea Pece. Sì, buonasera a tutti, sono Andrea Pece e più che dirvi cosa ho fatto in questi mesi qualcuno direbbe nulla, sono ingenerosi. Vi vorrei dire che faccio il fisioterapista e finora ho sempre lavorato aiutando delle singole persone. Ho trovato attraverso il movimento il modo di aiutare più persone possibile. Il mio impegno è quello di lavorare tutti i giorni, di lavorare sempre per cercare di rendere Roma una città in cui veramente chi ha bisogno, che sia un disabile, che sia una persona con dei problemi economici o che sia un anziano, possa trovare un aiuto da parte delle istituzioni e dei cittadini come lui. Tutto qui. Adesso la parola ad Andrea Severini. Buonasera a tutti, sono Andrea Severini, ho 39 anni, faccio parte del Municipio 19, sono attivista del movimento da 2 anni a questa parte, sono appassionato di ambiente, di mobilità sostenibile e di consumo critico, facendo parte di un gruppo d'acquisto. Nel Municipio 19 non sto qui a elencare tutte le cose che abbiamo fatto 2 anni a questa parte, che sono tantissime, da pulizia del parco, a raccolta firme, tutti i sabati e domeniche in mezzo alla gente a promuovere il movimento, a cercare di coinvolgere le persone e a farle muovere un pochino. Ci stiamo riuscendo, il nostro gruppo è uno dei più attivi sul territorio e ho imparato in questi 2 anni a condividere il lavoro con tutto il gruppo. Non ci sono mai stati personalismi di nessun genere, il nostro gruppo penso sia il più affiatato di tutto il comune di Roma e quindi ho imparato questa cosa, che a volte il pensiero proprio pensiero va anteposto e deve essere messo un po' da parte per il bene comune e per tutto quanto. Grazie a te. Grazie a te. Abbiamo finito con i primi e procediamo con Angelo Sturri, Anselmo Falvo, Armando Perna, Barbara Spinelli. Se non ci sono le ore. Daniele Colocci. Ci c'è? Ecco, c'è. Dario Innocenti. C'è? Dario Innocenti. Domenico Agnoti. Dario Innocenti, vieni. Domenico Agnoti. E poi. Ok, a posto. Cominciamo con Angelo Sturni. Allora, sono Angelo Sturni, 26 anni, nato a Roma, laureato in giurisprudenza, faccio parte del 9° municipio, sono un praticante avvocato abilitato al patrocinio
e ho cominciato come tutti noi ai banchetti. Prima sono iscritto al meetup dei Grilli Romani, successivamente a Roma 5 Stelle, e da lì è cominciata. Ho cominciato a partecipare tutti i sabati, le domeniche, la mia vita sociale praticamente è finita da quel giorno, però sono felice. Perché? Perché ho cominciato a partecipare a tutte le attività del nono municipio, delle riunioni municipali una volta a settimana. All'inizio eravamo 3 persone, poi siamo diventate 10, poi 15, poi 60. La cosa bella è quando mi fermo durante i banchetti, vedere le persone che passano, si fermano, se ne ferma una, se ne ferma due, tu continui a parlare, se ne fermano 10, 20, e tu vedi il cambiamento, vedi che le persone vogliono partecipare, vedi che le persone dicono ok, facciamo qualcosa per gli altri, una parte della nostra vita è il nostro lavoro, ma un'altra parte la diamo agli altri, e questo senso di comunità che sinceramente a me piace del movimento. Buonasera, sono Dario Di Nicola. C'è anche il gelato di Metro. Buonasera a tutti, sono Dario Di Innocenti, attivista del 12° municipio, che saluto e ringrazio per avermi sostenuto. Sono nato a Genova 2 mesi dopo Beppe Grillo, quindi in questo movimento sarò sempre giovane. Non ho fatto altro che lavorare tutta la vita, per fortuna allora si poteva fare. E poi, andando in pensione, da quando Francesca, mia moglie, attivista anche lei, mi ha spinto a entrare nel movimento, è stato un crescendo di entusiasmo. E da subito mi sono dedicato al mio gruppo municipale, poi in autunno ho cominciato a frequentare i gruppi tematici. Cosa serve a un consigliere comunale? Secondo me la prima caratteristica è il coraggio, perché per modificare questa situazione occorre veramente del coraggio. Spero di averlo, vivo di una discreta pensione, abito in una casa di proprietà, quindi non ho niente da perdere. Saper fare gruppo è un altro elemento importantissimo. Ho lavorato per 40 anni in una multinazionale tedesca, per 20 anni dirigente, e quindi spero di mettere a disposizione un po' della mia managerialità al gruppo. L'ultima cosa che volevo dire, ci sono tanti giovani molto eccellenti, direi eccellenti a Roma, e ho visto anche in televisione i nostri candidati, però quando vedevo una persona un po' più matura mi sentivo un po' più rassicurato. Che ne dite se nel gruppo mettiamo anche qualcuno con i capelli grigi? Pensateci, grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Anselmo Caldo, faccio parte del 12° municipio. Vi dico giusto 2 cose, perché non è in un minuto e troppo poco. Dunque, io attualmente sono in pensione e ho lavorato per circa 35 anni con il Comune di Roma come pedagogista. Vi dico perché sto nel movimento, non sono chiesto. Per un desiderio di rivolta, di non accettazione. Quando io vedo una Ferrari che passa vicino a me, la guardo e non vi dico quello che penso. Ma quando vedo una persona che rovista nei cassonetti dell'immondizia, viene in me un senso di rabbia notevole. Non è da esseri umani, cambiamo questa società. Grazie. Sì, buonasera a tutti, sono Natalia Spinelli. E io mi sono avvicinata al movimento in occasione del primo Good Day e soprattutto affascinata dalla proposta di legge di iniziativa popolare non condannata in Parlamento. Mi sembrava talmente una cosa ovvia, talmente una cosa banale da dire, che mi stupivo come ci fosse bisogno di raccogliere le firme per avere un po' di legalità all'interno del nostro Parlamento. E allora mi sono avvicinata e ho fatto la mia parte. Da 5 anni che sono in movimento e sono veramente contenta, come diceva Angelo, del fatto di scoprire che questo paese è fatto di tante belle persone serie, che veramente siamo tanti, mentre al governo forse non sono tutte così serie come vorremmo. Io faccio parte del 12° municipio, insieme a Dario siamo riusciti a fare anche noi un bel gruppo di lavoro e siamo in concorrenza con Andrea, che ha detto che il suo è più affiatato del municipio. No, io le dico che no, è altrettanto affiatato. No? Bene, sono molto sensibile alla difesa del territorio, soprattutto alla difesa del nostro agro romano. L'agro romano è devastato dal cemento, quindi per me questo è una cosa fondamentale. Vi saluto a tutti, spero di riuscirci. Buon
consigliere Barba, la parola a Domenico Aglioni. Buonasera a tutti, io sono Domenico Aglioni, un giovane 54enne. Sono nel 19° municipio insieme a Andrea Severini, quindi non voglio parlare bene del 19° perché lì ci ha fatto Andrea. Sono entrato nel Movimento 5 Stelle, anzi prima negli Amici di Beppe Grillo qualche anno fa, passando prima attraverso un'altra associazione, Non Bruciamoci il Futuro, che si interessava di problematiche di rifiuti, di scariche, inceneritori, quindi fare soprattutto informazione e formazione sul territorio. Conosciuto il movimento, gli Amici di Beppe Grillo, ho pensato che forse era l'unico modo, insomma, per riuscire a superare quel senso di impotenza che penso che tutti noi abbiamo, penso anche i presenti abbiano la stessa sensazione. E ho cominciato a partecipare, ho fatto diverse cose, sinceramente non me le ricordo tutte, però ultimamente l'anno scorso raccolta firme per l'acqua, il referendum contro il nucleare, campagna soprattutto sul territorio, parlando con le persone, e quindi vabbè, tutto, mi hanno detto che è per figlio. Grazie Domenico, grazie a tutti, procediamo con la presentazione di altri 5 candidati, che sono Edoardo Ciccarelli, c'è come faccio però? Ermanno Paradisi, Ezio Maria Casati, Fabio Grifalchi e Giorgio Filosto. Ok. Allora, diamo la parola a Armando. Okay. Allora, Ermanno Paradisi. È spento. Sì, ma sono gente, mi sentite? Ok. Allora, Ermanno Paradisi, primo municipio, sono attivista da un anno e mezzo circa. E Grillo lo seguo praticamente dal 2005 facendo l'attività, prima ho lavorato in banca, da cui anche in molte parti, insomma. E poi ho abbandonato, ho iniziato l'attività di consulente finanziario indipendente e da quel momento ho cominciato a far seguire l'attività, anche diciamo le performance di Grillo all'epoca della Telecom, quando andava alla riunione e parlava con l'amministratore della discarica cinese, insomma è veramente un po' una cosa rivoluzionaria dal suo punto di vista, perché schierarsi con dei poteri forti è veramente una cosa importante. Credo che fondamentalmente l'idea fondamentale è che poi bisogna assolutamente che le persone partecipino all'attività politica, comunque senza delegare dei leader o dei rappresentanti, bisogna che noi cittadini ci attiviamo, questa è la cosa principale, perché la democrazia al basso parte da quello, dobbiamo tutti partecipare all'attività politica e noi saremo solo dei portavoce all'interno delle istituzioni. Tutto qua. Grazie. Okay. Grazie. Diamo la parola Edoardo Ciccarelli. Buonasera a tutti, io ho una voce tremenda. Edoardo Ciccarelli del secondo municipio. Mi sono avvicinato al movimento l'anno scorso, nel maggio del 2012, e sono diventato responsabile della logistica, cioè subito a vigile il banchetto per tutto il secondo municipio. Sono un piccolo imprenditore, faccio barche a motore, lo so che nel Movimento 5 Stelle il motore non è proprio il massimo dell'ecologia, però questo è il mio lavoro. E, a me piacerebbe vedere Roma cambiata, mi piacerebbe vederla più attenta alle esigenze imprenditoriali delle persone, della cittadinanza, quindi scusate, ho fatto una corsa, c'era il panico poi. Aiutare gli artigiani, tutti quelli che sono rimasti indietro perché hanno difficoltà di accesso al credito, di mantenere la tradizione artigianale e culturale di Roma. Ovviamente sarebbe anche importante valorizzare il patrimonio culturale che abbiamo,
e poi far diventare Roma una città normale. Io noto e guardo, passeggiando per Roma, e ultimamente mi sono fissato, diciamo, sulle barriere architettoniche. Dunque, noi sappiamo, ci sono i... comunque mi batterei che le barriere architettoniche, perché non è possibile che una città come Roma non sia a livello delle altre capitali europee. Grazie, Edoardo. La parola a Ezio Maria Casati. Buonasera, sono Ezio Maria Casati, del 20° municipio, unico rappresentante. Ora, ho 68 anni, mi sono occupato negli ultimi anni di sport e ho mi sono impaperato. Ho una specializzazione di marketing e una di risk management. Dal mio municipio mi hanno candidato per poter dare una mano ai giovani, per portare la mia esperienza e la mia vecchiaia, per poter aiutare questi ragazzi che dovranno affrontare un compito gravosissimo, perché sicuramente riusciremo a prendere Roma e i problemi saranno tantissimi. Dobbiamo assolutamente superare questi problemi, che ci vuole molta esperienza, ci vuole anche la capacità di analisi e ricevere i problemi da tutti quanti per poterli risolvere. Tutto qua, spero che vada tutto bene. Grazie. Farei un appello al silenzio cortesemente, perché non riusciamo a seguire. Ok, grazie. Ascoltato. Fabio Rifalchi. Buonasera a tutti, mi chiamo Fabio Rifalchi, 5° municipio, 32 anni. Sono nel movimento da aprile dell'anno scorso, mi sono subito attivato nel municipio che era un po' fermo. L'abbiamo fatto partire, la più grande soddisfazione è stata quella di vedere all'ultima riunione che abbiamo fatto 50 persone. Vuol dire che il lavoro fatto è andato bene, siamo sempre in mezzo alla strada, ci dobbiamo fare. Vogliamo continuare così a livello municipale e portare questo lavoro anche a livello comunale. Sono stato indicato dal mio municipio, spero di portare la voce del mio municipio e di tutti i cittadini di Roma all'interno del comune e di fare qualcosa tutto insieme. Più o meno quello che tutti quanti vogliamo fare, io voglio riportarlo. Grazie. Infatti io penso la parola a Giorgio Filotto. Cortesemente silenzio, grazie. Ciao, sono Giorgio Filosso, ho 39 anni, vengo dall'11° municipio, sono un fisioterapista, all'11° municipio siamo in tanti a essere fisioterapisti e vogliamo comunque cercare di non lasciare nessuno indietro, questo penso che debba essere l'impegno primario per tutti quanti, quindi andare incontro, io mi sono impegnato sulle politiche sociali nell'ambito della disabilità, cerco di portare alcune tematiche sugli anziani e comunque sui padri genitori separati dai figli. Queste sono le cose di cui mi sono occupato prevalentemente a livello di programma e penso che il movimento sia forse la più bella esperienza che ho fatto nella mia vita, perché finalmente io sono sempre stato uno che si è impegnato a livello personale rispetto alle difficoltà che la vita portava alle persone che incontravo, quindi ho sempre privilegiato un impegno individuale. È la prima volta che mi trovo veramente a contatto con tante persone che pensano al bene comune prima che al bene individuale, e questo penso che sia la cosa più bella che il movimento mi ha portato. Allora, procediamo con l'ordine e recuperiamo Damiano Michi e poi procediamo con Kat Embus, Laura Pelosi, Lorenzo Tarallo e Lucia Lulli. Sono quattro, ma Damiano. Ok, prima a prendere la parola è proprio Damiano. Grazie. Allora,
Buonasera a tutti, mi chiamo Romeo Vighi, ho 33 anni e vivo nel 13° municipio. Mi sono avvicinato in maniera propositiva al movimento da maggio del 2012 perché ormai ho fatto mia una frase di Martin Luther King che dice: può darsi che non siate responsabili delle situazioni in cui vi trovate, ma lo sarete se non avete fatto nulla per poterla cambiare. Da quando sono nel movimento ho portato delle esperienze personali che sono, in quanto sono un pendolare e lavoro nel campo del turismo dal 2001, quindi ho partecipato ai tavoli della mobilità e abbiamo cominciato ad avviare anche lo sviluppo turistico. Due temi a me molto cari, in quanto vedo nella mobilità e nel turismo due aspetti ai quali l'amministrazione deve guardare in maniera molto seria, perché sono fondamentali anche per la felicità dei cittadini. Per me è cosa importante, perché riuscendo ad avere un trasporto pubblico efficiente, oggi se capita magari di beccare tutte quante le coincidenze ci metto meno con i mezzi pubblici che con la macchina, questa è un'esperienza. Quindi si può recuperare tempo libero, che è una cosa che noi oggi abbiamo perso, non abbiamo più, perdiamo più di 2 ore al giorno solo per raggiungere il posto di lavoro, che potremmo reinvestire in attività turistiche se fosse il turismo fosse visto prima verso i cittadini e poi verso tutte le persone che vengono a visitare Roma. Lascio qui, grazie. Voglio usare quello, sì. Buonasera a tutti. Facciamo un silenzio, grazie. Scende? Dove? Pronto? Mi sentite? Aspetta un secondo. Pronto? Buonasera a tutti, sono Catalina Ambus, 50 anni, ho 2 figli grandi, 20, 22 anni e 19, 10° municipio. Un figlio è autistico, questo mi ha portato a impegnarmi nelle politiche sociali e nel collaborare per il programma sulla disabilità. E come Giorgio pure ha detto insieme a Giorgio Colosso, è importante che nessuno rimanga indietro, questo è proprio un motto che voglio sempre portare avanti. E per il resto mi sono sempre impegnata nel movimento, nella comunicazione, nella logistica, nella organizzazione e sono attiva dal Corsa Dei, dopo poi sono entrata nell'organizzazione, da lì non mi sono fermata più praticamente. Un'altra cosa per me importante è di aiutare, di far capire a tutti i cittadini che ognuno, se ognuno fa una piccola cosa, possiamo anche eliminare completamente le deleghe. Ognuno fa una piccola cosa, la mettiamo insieme, ognuno fa la forza e così riusciamo a portare avanti i progetti comuni del bene comune. Tutto questo. Grazie, Sasso. Laura Pedosi. Ecco. Ti puoi usare quello. Ok. Io vengo da un'esperienza di lavoro di 14 anni in una grande multinazionale americana. Mi sono occupata di lavoro, era un'agenzia per il lavoro. Prima di questa esperienza sono stata un'insegnante precaria per tanti anni. E devo dire mi è rimasto questo pallino, il mio pallino è la scuola, il mio pallino è l'educazione, è la formazione, è vedere la filiera intera, dal momento in cui un bimbo entra in una struttura pubblica che potrebbe essere l'asilo nido, e di questo mi piacerebbe molto occuparmi, passare poi attraverso le sue fasi di crescita e quindi acquisendo competenze sì, ma soprattutto l'essere cittadino. Essere cittadino vuol dire avere un'esperienza di educazione civica soprattutto, cosa che ormai credo che non esista più. Frequento il municipio semplicemente da un anno, un po' meno di un anno, però devo dire che mi sono trovata benissimo con i miei colleghi del terzo municipio, adesso contentissima di chiudere invece questa riunione con il secondo municipio. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Adesso Lorenzo Caraglio. Puoi accendere quella? Lorenzo Trallo, 26 anni, sono nel movimento da circa 2 anni, faccio parte del 17° municipio.
che attualmente è stato unito al primo municipio, quindi diciamo faccio parte del centro storico. E è stata una bellissima esperienza quella di questi due anni del 17° che ho visto nascere. Abbiamo avuto anche la bellissima notizia di Gianluca che è stato eletto regione, e è stata un'esperienza fantastica ed è un'esperienza fantastica tuttora quella del movimento nel quale sono entrato, perché non credevo più nella politica e nei partiti in cui magari da piccolo credevo di più, perché non li vedevo più a contatto con i cittadini, perché non li vedevo più vicini ai problemi reali della gente, e allora ho cominciato a interessarmi sia sulle tematiche proposte da Grillo ma anche alle riunioni che vedevo fare nel mio territorio. È stato veramente un momento stupendo e credo, come diceva qualcuno prima, che la cosa che dovremo avere di più quando entreremo nelle istituzioni sarà il coraggio e soprattutto ancora di nuovo la capacità di ascoltare i cittadini e non perdere mai il contatto con la realtà e con il mondo esterno. Grazie. Grazie Lorenzo. Lucia. Buonasera a tutti, io mi chiamo Lucia, faccio parte del terzo municipio, sono una mamma di 3 bambini, uno con disabilità psichica. Quello che mi ha fatto muovere, diciamo, è pensare al futuro dei miei figli e al futuro di tutti i ragazzini, i giovani di questo paese. E quindi penso che sia fondamentale di appropriarsi della cosa pubblica. Facendo parte, lavoro in un ASL dell'RMA, facendo parte della, diciamo, del gruppo sanitario, sto vedendo quello che sta succedendo, lo vedo nel nostro piccolo, nella nostra azienda, come stanno riducendo la sanità pubblica. Penso che sia un diritto di tutti i cittadini avere diritto alla salute, e quello che vogliono fare, privatizzare, dare in mano a parti, subapparti, rendere la sanità inavvicinabile per il cittadino, è una cosa che mi addolora, quindi spero di poter fare qualcosa di buono. Grazie. Adesso passiamo ai prossimi risultati. Luciano Emili, Luigi Gross, Manuela Cavazzini, Maria Grazia Palazzo e Maria Spagna. Michele Sarcito. Lui. Pasquale Muggi Guerra, Patrizia Trombetta, Renato Panzera. Quando va? Facciamo un attimo di silenzio così ascoltiamo i candidati consiglieri. Grazie. Parola. Sono Luigi Gross, 19° municipio, 48 anni. Sono in movimento da 1 anno e mezzo, ho fatto attività municipale, e poi ho partecipato al tavolo ambiente e adesso sono al tavolo revisione per il programma comunale. Lavoro nel settore di efficienza energetica, nel sistema di monitoraggio per efficienza energetica, quindi una cosa abbastanza attinente. Una cosa vorrei dire, che la classe dirigente italiana e romana adora fare le cose sempre nello stesso modo, ovvero passare sempre le stesse persone, le stesse cose, girare i soldi sempre alle stesse cordate, alle stesse società. Bene, noi abbiamo un nuovo modo di pensare, non abbiamo già diritti da difendere e dobbiamo sbancare tutto questo. Grazie. Buonasera, sono Michele Sarcito, 38 anni, residente del secondo municipio. Sono nel movimento da circa 2 anni. Mi sono sempre occupato dal punto di vista lavorativo di comunicazione integrata e comunicazione aziendale. E ho cercato di portare la mia esperienza anche all'interno del Movimento 5 Stelle e parzialmente ho contribuito fino all'altro giorno dopo aver dato le dimissioni da uno dei 3 referenti della comunicazione. Credo che occuparsi della città più bella del mondo nel movimento che in questo momento fa respirare più di qualsiasi altra cosa la democrazia sia un'esperienza unica. Spero di riuscire ad occuparmi soprattutto di rilancio dello sviluppo delle imprese e soprattutto nell'ambito turistico, che sono le cose del quale ho sicuramente più a cuore e anche più capacità. Vi ringrazio. Grazie. Buonasera.
Buonasera a tutti, mi chiamo Pasquale Luigi Guerra, 53 anni e divorziato con un figlio di 19 anni. E lavoro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, settore dei trasporti. E sono entrato nel movimento nel luglio scorso, 2012, e praticamente potevo anche disinteressarmi, essendo un dipendente pubblico, potevo stare tranquillamente nel mio ufficio e aspettare con calma la pensione e fregarmi di tutto il resto. E sinceramente mi sono sentito a un certo punto che non sono più di questa classe dirigente che ci ha governato in tutte le istituzioni, quindi Parlamento, Regioni, Comuni, voi lo sapete tutti e lo vediamo tutti i giorni quello che succede. E quindi sono sceso, mi sono sentito il dovere di scendere in campo. E quindi nel mio luglio ho partecipato a tutte le riunioni municipali, banchette, eccetera, e essendo appunto dipendente dell'ex Ministero dei Trasporti, mi sono subito introdotto nel tavolo mobilità, dove ho apportato le mie conoscenze e le mie esperienze appunto nel campo. E qui a Roma purtroppo siamo ancora a determinati provvedimenti, tipo tante alterne. Sono provvedimenti pestosi e noi con il nostro tavolo vi farò vedere che porteremo delle cose veramente innovative e rivoluzionarie e soprattutto per i pendolari che tutte le mattine veramente è traumatizzante per tutte queste persone che praticamente la mattina hanno questo trauma di prendere questo un autobus, una metro, oddio non so se ce la farò, non so se termina proprio, va bene. E niente, faccio parte del tavolo del gruppo di revisione del programma e niente, vi saluto tutti. Buonasera a tutti. Io vi chiedo scusa, però stanno dicendo dalla diretta streaming, ci avvisano che si sente confusione in sala. Siccome pare che ci siano molti collegati, ecco, cerchiamo di fare meno confusione e di rispettare anche gli interventi dei nostri amici. Va bene, grazie. Salve, sono Patrizia Trombetta, ottavo municipio. Devo ringraziare voi tutti per esserci. Mi avete dato una speranza, un incoraggiamento tale per cui la mia vita è completamente cambiata. Io sentivo che era in atto in me la voglia di cambiamento e lavorando sul territorio dell'ottavo insieme ai miei colleghi che sono persone fantastiche, sto imparando a collaborare con le varie associazioni, a interagire in una maniera nuova e molto proficua del territorio. Vorremmo estendere queste stupende esperienze un po' a tutta Roma, perché le realtà positive esistono, devono soltanto essere incentivate e devono essere messe in collaborazione, devono essere integrate tra loro. Si può andare avanti, si può migliorare, si può attuare il cambiamento soltanto se si è uniti. Quindi grazie a tutti. Renato Panzera. Grazie, salve, sono Renato Panzera, ho 45 anni, sono diplomato come ottico, ma io sono commerciante, sono derivato. Sono iscritto dal maggio 2012, perché ero stanco di stare a guardare. È arrivato il momento di impegnarsi, questo sistema marcia corrotto sta distruggendo il nostro futuro. Quindi io ringrazio il Movimento per avermi dato la possibilità di partecipare insieme a tutti voi e quindi consapevole che tutti quanti insieme possiamo essere utili per il cambiamento di questa città. I problemi noi li conosciamo, siamo cittadini, sappiamo quello che i problemi della burocrazia, i problemi di servizi. Noi cittadini sicuramente sapremo cambiare meglio degli altri. Grazie. Grazie Renato. Allora, adesso chiudiamo. Rita Tinirello, Roberta Capoccioni, Roberta Spoletini, scusate, Roberto Romanella, uno abbiamo trovato, Roberto Salviani, Rossana Bortolin, Salvatore Pirozzi,
l'ho visto. Tiziana Vitali, Umberto Placci. Ne manca uno. Sempre, prega sempre il silenzio, ragazzi. Sì, sì, prega sempre il silenzio. Ok. Vi prego di fare silenzio e diamo la parola. Buonasera a tutti. Umberto Romanella, 49 anni, ottavo municipio. Seguo Grillo dal 92. Però solo quando ho visto che una parte politica fa una legge elettorale e l'altra non la elimina immediatamente, io ho capito che un comico aveva ragione. Così nel 2009 mi sono attivato, ho preso contatti con i dati di zona e da lì è cominciata la faccenda. Nel movimento mi sono occupato di politiche sociali, il mio compito non è stato municipio di fare banchetti a tutto spiano, quindi sono parte, diciamo, il braccio armato, la logistica pesante. Spero di poter portare la voce dei cittadini all'interno dell'istituzione, soprattutto per bloccare la fame di terra che hanno questi cementificatori folli. Scusate, mi sono dilungato. Buonasera, Salvatore Pirozzi, 24 anni, vivo a zona San Paolo, vicino alla Garbatella, e sono attivista del Municipio 11, tra l'altro gruppo che sono felice di poter dire ha organizzato i primi incontri e sono felice anche del gruppo che abbiamo a disposizione ora in questo municipio. Sono studente, laureando in informazione teoria e giornalismo, laureato in scienza della comunicazione e lavoro nella comunicazione dell'Ufficio Iniziative Sportive dell'Università Roma 3 come saggista. Mi sono occupato della comunicazione da un anno a questa parte anche per un 5-6 di Roma, del quale sono attivista un anno e mezzo, però diciamo sono attivista del Movimento 5 Stelle da praticamente 5 anni, da aprile 2008, nei meetup del mio paese d'origine, Sarno, in provincia di Salerno. E più che altro promuovermi posso dire che se è vero come è vero che un eletto per il Movimento 5 Stelle dovrebbe essere un portavoce, io posso solamente dire che mi impegnerei, qualora fossi chiamato, a fare portavoce in maniera onesta, seria e fedele. Tutto grazie. Qui, grazie. Grazie. Allora, io sono Rossana Bortolini, sono pensionata, anche se sull'elenco dei candidabili c'è scritto affari sportivi, come se fossi una mafiosa. E ho lavorato al Comitato Olimpico Nazionale, ho l'età di Peppe, ho 64 anni, quasi 65 pure io, e sono nel movimento dal primo Vaffa Day, nei meetup prima, però ufficialmente sono iscritta dall'anno scorso, perché essendo poco pratica di computer ho fatto un casino della Madonna. Che cosa potrei portare come esperienza? Potrei aiutare a risolvere tutti i problemi di questi impianti lasciati, costruiti per campionati dei mondiali di nuoto, per i campionati di calcio, che sono rimasti lì inutilizzabili. Ho abbastanza buone entrature, ma insomma tutto legalmente, tutto... E poi quello che c'è bisogno, sono qui. Tempo ne ho perché sono pensionata, quindi eccomi qua. Grazie. Buonasera, io sono Tiziana Vitali, ho 44 anni, vivo nel quarto municipio e nella vita faccio l'architetto. Terrei a sottolineare un concetto che questa sera ho sentito ripetere già più di una volta, ma reputo importantissimo. Che in questo momento mi sento anzitutto e soprattutto un cittadino e per questo io devo ringraziare questa splendida comunità del Movimento 5 Stelle che mi ha dato l'opportunità di smettere di essere un contribuente noioso di quelli che si lamentano e che continuano a dire che tutto non va e finalmente cominciare a prendere in mano un po' la situazione nel piccolo del municipio, nel piccolo dei nostri incontri e cominciare a preparare quello che è un programma che se abbiamo fortuna e se saremo bravi riusciremo a portare avanti, perché probabilmente questa volta ce la facciamo. I problemi sono tantissimi, è inutile raccontarli, perché tutti noi siamo cittadini romani e conosciamo i problemi, forse quello che conosciamo un po' di meno sono le soluzioni. Abbiamo lavorato tanto in questi mesi per cercarle, io appunto faccio l'architetto, ho partecipato più che altro ai lavori per il tavolo urbanistica. Le tematiche sono importantissime, vanno dai problemi di housing sociale
un piano regolatore devastante che sta praticamente cementando tutta Roma. E niente, mi dicono che il minuto è passato e insomma ce la facciamo. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Umberto Bacci, 47 anni, del settimo municipio. Nella vita mi occupo di sociale, oltre diciamo al mio lavoro che conduco la mattina, attraverso un'associazione di disabili creata con un mio amico non vedente e con la protezione civile, mi adopero per la vita sociale e per aiutare gli altri. E sono da un anno, diciamo da aprile del 2012, nel movimento e in questo periodo ho cercato di andare su quasi tutti quanti i tavoli per conoscere le persone che facevano parte del movimento e poi mi sono soffermato su quello che più mi ha a cuore, che è il sociale. E io spero di dare un contributo a questo movimento, perché io Roma me la sento veramente mia, nel senso ho vissuto per circa 30 anni nel 16° municipio e vivendo nel 16° municipio ho avuto la possibilità di stare a contatto con quartieri come Testaccio, come Trastevere, e lì è nata la mia romanità, lì è nata il mio modo proprio di pensare e di amare Roma. Amo Roma come la mia famiglia, e al centro diciamo di tutta la società civile io metto sempre l'educazione e la famiglia. Questo è il mio trono. Grazie. Grazie. Allora, mancano gli ultimi due, poi qualcuno che abbiamo saltato prima perché non era arrivato, magari se si avvicina al palco. Comunque, Walter Curti e Virginia Raggi. Avete tutti e due i microfoni, puoi accendere anche quello. Chi comincia? Parlo io. Allora, salve a tutti, prima cosa scusate per la voce, sono reduce da una terribile influenza. Allora, sono Virginia Raggi, ho 34 anni, vivo a Roma nel 19° municipio, sono mamma di un bimbo di 3 e sono avvocato. Il mio attivismo nel movimento è iniziato circa 2 anni fa, però mi ero già iniziata ad attivare un po' prima per quello che secondo me è l'impegno che ciascun cittadino dovrebbe mettere all'interno della propria vita per cercare di realizzare il bene comune. E quindi io e mio marito avevamo iniziato a partecipare, e lo facciamo tuttora, ad un gruppo di acquisto solidale. Poi conoscendo le persone, conoscendo il nostro territorio, mi sono iscritta all'interno di un comitato di quartiere di zona, e da lì ho iniziato a partecipare attivamente magari ad alcune questioni un po' più incentrate su quelle che potevano essere i temi dell'urbanistica, del traffico, della mobilità, via di nido. E mi sono resa conto che è molto bello partecipare all'interno dei comitati di quartiere, ma finché non si entra nelle istituzioni effettivamente si hanno le mani legate e i piedi tagliati, perché tutti i comitati possono realizzare qualcosa solamente se il politico di turno li prende a ben volere, e questo non era assolutamente la mia idea di realizzazione del bene comune. Quindi mi sono impegnata nel movimento e spero che si possa entrare nelle istituzioni per cambiare effettivamente la nostra città in meglio. Grazie. Buonasera a tutti, sono Walter Curti, 44 anni, io lavoro al Tribunale. Un periodo ho fatto l'avvocato e mi sono occupato un po' di immigrazione, e poi adesso vivo nel primo municipio, ma prima vivevo a Palmarola, l'estrema periferia di Roma, non so se qualcuno la conosce, e ora mi rendo conto della distanza che c'è tra le periferie e il centro. Io vivo vicino alla metro, quindi è cambiata completamente la vita. Bisogna ridurre questa distanza, in qualche modo ci dobbiamo impegnare in questo. A chi ci dice che non siamo competenti, che non siamo inesperti della politica, noi diciamo che è il nostro valore, però è pure vero che dobbiamo metterci lì a riprendere i libri, a studiare come abbiamo fatto nel comitato elettorale, legge su legge, e andare a vedere le carte, le magagne dove stanno, gli eventuali
barlumi di corruzione e stroncarli, perché dobbiamo dare rilanciare assolutamente la città. E poi, ad esempio, se c'è un altro secondo, essendo l'ultimo, impegniamoci pure per gli ultimi sono gli stranieri in questa città, soprattutto nel mio municipio c'è un discorso di integrazione mancata gravissimo, con i cinesi, con le altre etnie, una scuola, una prima classe di 12 bambini cinesi. Grazie. Ora passo la parola a Massimo Marinelli che introduce la seconda parte di questa conferenza. Grazie Marco. Allora, io vi devo pregare ulteriormente, Andrea. Allora, facciamo la tecnica del silenzio, è più efficace che vediamo. Infatti. Allora, vi dovrei pregare di fare un po' di silenzio, sempre per ragioni appunto di diretta e di audio, che possa essere consentito gradevolmente e correttamente a chi ascolta via streaming. Allora, siamo arrivati alla seconda parte della serata. Adesso io prego i candidati al ruolo di sindaco di avvicinarsi, e segnatamente prego di avvicinarsi Angelo Diario, Maurizio Argentieri, Daniele Frongia, Cristiano Alviti e Marcello De Vito. La composizione di questi gruppi è stata sorteggiata. Io credo che Marco prima vi abbia spiegato qual è il format che abbiamo predisposto. Adesso abbiamo strutturato tre batterie, tre gruppi di candidati, i quali si avranno un tempo di presentazione, quindi liberamente gestito, di 2 minuti, dopodiché saranno sottoposti a 3 domande alle quali risponderanno ciascuno di loro, avendo un tempo di 1 minuto. Alla fine di queste 3 batterie è previsto un question time, cioè tutti e 14 candidati saranno sottoposti a delle ulteriori domande. Come probabilmente Marco vi ha detto, se non l'ha detto lo aggiungo io, le votazioni per il candidato sindaco e per i candidati consiglieri sono previste per lunedì e martedì, contempleranno la partecipazione di tutti gli iscritti entro il 31 dicembre e quindi prevederanno la partecipazione di migliaia e migliaia di cittadini. C'è un grande interesse, questi candidati in alcuni casi non sono ancora conosciuti, quindi questo momento è un momento molto prezioso, cogliamo questa duplice opportunità: da una parte di consentire a loro di presentarsi, di farsi conoscere, di farsi apprezzare, però anche l'opportunità, per la quale io prego la massima attenzione da parte di tutti, di chi dovrà esercitare il diritto di voto e ha quindi la possibilità di poterlo fare con una maggiore consapevolezza, visto che stiamo parlando di candidature a ruoli di primaria importanza. Allora, adesso diamo il tempo ai nostri amici di predisporsi a questo confronto nella massima serenità, nella massima tranquillità, con uno spirito che deve essere quello che sta contraddistinguendo, diciamo, questa serata. Quindi respiriamo tranquilli, anzi io vorrei cogliere l'occasione, in modo che diamo tempo a loro di acclimatarsi, per ringraziare tutti i candidati consiglieri. Se consentite, facciamo un applauso, c'è stata una bella, prova, una bella fotografia del movimento romano, cioè una rappresentazione tranquilla, serena, di belle facce, di belle storie, di bei volti, no? Mi pare che questo davvero si possa dire complessivamente, e adesso penso che avremo uguale soddisfazione vedendo quest'altro gruppo di nostri amici. Allora, la parola a Marco Agostini, che dà il via alla presentazione dei singoli candidati. 2 minuti su questo, adesso saremo un pochino più stringenti e severi. Date un'occhiata quindi a noi che siamo di qua, quando mancheranno pochi secondi. Cristiano, Maurizio, sistematevi con calma. Dicevo, che ordine è? L'ordine è quello che vi avevo dato io, adesso che vi ripeterà Marco Agostini, è stato sorteggiato, quindi vi dicevo, date un'occhiata ogni tanto da questa parte, perché io non abbiamo nessuna intenzione di strozzare il discorso, però dobbiamo stare dentro i tempi, quindi a 1:50 vi faremo un segno e vi consentiremo di finire il vostro pensiero e le vostre considerazioni.
Bocca al lupo. Solo un'ulteriore considerazione sulle modalità di voto che vorrei spiegare a chi ci segue, perché avverranno sul portale nazionale, si voterà contemporaneamente per i candidati consiglieri e per il sindaco. Siccome sono due votazioni distinte e avverranno per 14 candidati sindaco, dal quale uscirà appunto il candidato, e poi contemporaneamente anche i candidati consiglieri, bisogna votare in tutte e due le liste anche per le stesse persone. Questo lo voglio ribadire, altrimenti si rischia che un candidato che si è votato solo nella lista di sindaco non rientri come candidato consigliere. Quindi è molto importante questa cosa. Si devono votare due volte, quindi una volta come consigliere e poi ulteriormente come sindaco. Spero di essere stato chiaro. Adesso procediamo con questo ordine, quindi l'ordine è alfabetico delle batterie, però risponderanno alle domande seguendo questo ordine. Primo Angelo Diario, secondo Maurizio Argentieri, terzo Daniele Frongia, quarto Cristiano Arviti e quinto Marcello De Vito. Sono sbagliati tutti, praticamente. Ok. Vabbè, ma è uguale, ve lo dirò io. Adesso, il primo che si presenta, quindi a due minuti, è Angelo Diario. Buonasera, mi chiamo Angelo Diario, ho 34 anni e sono un economista, lavoro sulla direzione del debito pubblico al Ministero dell'Economia. Anch'io faccio parte del 19° municipio. In questi due minuti vi racconto una mia esperienza di, come dire, politica vissuta, ovvero come gran parte dei cittadini di Roma a cui piace lo sport, ho vissuto con me stesso il disagio di verificare che correre in una pista di atletica di uno stadio comunale costa di più che andare a correre su un tapirulano in una palestra privata. Questo perché? Perché è necessario effettuare una visita medica che costa fino a 100 euro, bisogna tesserarsi in una società sportiva che costa fino a 60 euro e così via. A differenza di un cittadino normale, sono un po' più tignoso, quindi non ho accettato questo fatto, mi sono informato e 3 anni fa ho costituito un'associazione sportiva dilettantistica che non ha sedi, che non ha costi, un po' come il movimento. E quindi ho dato insomma, la possibilità di rompere questo vincolo, quindi con 10 euro l'anno è possibile tesserarsi per la società. Con 40 euro l'anno è possibile fare una visita agli studi medici che abbiamo contattato e insomma abbiamo reso possibile insomma, questa piccola possibilità ai cittadini. Non so poi se c'è altro tempo, altre attività che ho fatto, diciamo, tra le mie passioni c'è cioè il teatro, quindi ad esempio so che per recitare